Voglio che me lo faccia tu questo film. Ma c'è un problema. Lei giura solennemente che la testimonianza che sta per rendere sarà la verità, tutta la verità e nient'altro che la verità? Sì, lo giuro. Zanuck vuole che il suo nome ne esca pulito al più presto possibile. Esca pulito da cosa? La sua professione è quella di regista cinematografico, vero? Sì, signore. I nostri clienti stanno attenti a chi viene associato. Ci tengono alla reputazione. Io più di loro. Signor Merrill, lei è membro del Partito Comunista? No. Probabilmente lei sa già di essere stato denunciato come simpatizzante comunista. Non c'è niente da spiegare, sono stato a un paio di riunioni. La sua posizione è quella di altri. Quale altri? Testimonianza segreta. Non faccia lo sbaglio di sottovalutarli, sono dei bastardi senza morale. Che vogliono da me? Vogliono finire sulle prime pagine dei giornali e con Hollywood ci riescono. Papà, sei tornato. Ciao, finalmente. Perché non hai dato retta a Zanuck? Ho fatto come mi dico. Non è vero, ha cancellato il film. Noi proteggiamo questo paese dalle idee che loro diffondono con i film e i programmi televisivi. Quelli ti uccideranno. Nessuno mi ucciderà. È quello che fanno i rossi. In casa di chi si tenevano le riunioni del Partito Comunista? Non risponderò a domande che riguardino altri. Devi permettermi di fare il tuo nome, David. Insomma, vuoi che ti dia il permesso di denunciarmi? Se c'è un solo comunista in America, io dico che ce n'è uno di troppo. E va bene, perché non gli dai quello che vogliono, David? Io non ti capisco. Cosa posso fare per l'FBI? Un certo David Merrill lavora qui. Senta, signor Merrill, io voglio sapere quanti comunisti conosce, voglio sapere con quanti ha lavorato, voglio sapere in che rapporti è con loro, voglio sapere i loro nomi. Questa è una domanda molto semplice.